Bene, carissime fratelli e sorelle, in questa liturgia della 21ª settimana del tempo ordinario di venerdì, ma oggi qui inizia per voi, in questa parrocchia di Maria Bambina a Marsala, il percorso, ecco, fino al giorno 8 di settembre, dove ci sarà la nascita di Maria, ok? E quindi da qui prende il nome Maria Bambina, perché questa tradizione, secondo delle fonti, sarebbe nata la tradizione della festa della nascita di Maria, inizia nell'Oriente verso il VI, ecco, V, VI secolo, e poi si trasferisce così in Occidente e Papa Sergio I istituisce questa festa nella Chiesa. Poi, dopo più o meno 1000 anni, nel 1700, una suora francescana di Todi, quindi verso le parti di Assisi, ecco, che fa questa statuetta di Maria Bambina fasciata con le fasce, eccetera. Ora ho visto che è cresciuta da essere con le fasce, qui c'è questa Maria che cresce. Quindi questa devozione si divulga perché? Perché ogni cosa che si divulga, il Signore, lo Spirito Santo ci vuole dire qualcosa. Che cosa voleva figurare Maria bambina che nasce avvolta in fasce? Ci richiama che come Maria dobbiamo assomigliare Gesù che nasce a Betlemme, in questa casa del pane, avvolta in fasce. Cosa sono queste fasce nella mentalità ebraica? Sono le fasce della parola di Dio. Quindi noi dobbiamo essere, se vogliamo assomigliare a Maria bambina e crescere come Maria bambina, dalle fasce della povertà alla regalità, ecco, di Maria coronata, regina del cielo e della terra, dobbiamo essere fasciati dal meditare la parola di Dio, dalle fasce della parola di Dio. Allora, qual è l'occasione migliore oggi in questa preparazione per arrivare al 8 di settembre? Io magari farò 5 giorni, il restante li farà fra Giuseppe, che è biblista, di cui qua saluto il papà e la mamma che sono qua. Oggi che cosa ci dice concretamente, dopo tutta questa introduzione e saluti, la liturgia di oggi? Perché queste fasce della parola di Dio possono portare, ecco, una crescita spirituale in noi, così dalla nascita andare alla gloria, quella eterna. Nella prima lettura oggi, prima Corinzi 1:17-25, Paolo in sintesi ci dice una cosa che abbiamo parlato nel quinto mistero doloroso, la croce. Dice la parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Io quando ho letto questo passo, la prima cosa che mi viene in mente, senza parlare male di nessuno, se no poi ci dobbiamo confessare, ci sono persone che si dicono cristiane che non credono alla croce, dicono che non c'è scritto nella Bibbia croce. E incominciano a dire in greco due parole, xylon e stauros. Che quando voi leggete croce in greco sono scritte in due modi, o xylon o stauros, non vi preoccupate se non vi ricordate, ma dicono che non significa croce, ma sono stati denunciati da quelli che hanno fatto il vocabolario più importante in greco, perché sono stati disonesti coloro che guidavano questi cosiddetti testimoni di Geova. Allora, nel vocabolario tra i più importanti in greco c'era un monsignore che ha fatto notare a quelli del vocabolario che c'era questo inganno, c'erano tutti i significati, banco di prima fila, quando dice che xylon o stauros, legno grezzo, palo, punto. Nel libro dei testimoni di Geova non significava croce, secondo questo vocabolario, ma il vocabolario ha denunciato i testimoni di Geova perché dice no, c'era virgola nel vocabolario e significa poi croce e Nuovo Testamento. L'hanno fatto in Italia e sono stati denunciati, hanno dovuto riparare. La stessa cosa l'hanno fatta in Germania, sono stati denunciati e hanno dovuto riparare. Quindi xylon e stauros significa croce, anche croce, specialmente croce del Nuovo Testamento. In questo caso di Paolo si riferisce a questa croce, a queste due tavole messe sia verticale che orizzontale. Potremmo dire tante cose sulla croce che tanti hanno invece della croce di Cristo nella pancia, hanno lo stomaco come Dio. Che mangiano, mangiano, sempre pensano a mangiare la mattina, a preparare e mangiare la mattina fino alla sera, poi a pulire, tutti i giorni sempre a mangiare. Ci sta, magari in un periodo di rilassamento va bene, però poi dobbiamo soprattutto mangiare
quello che vuole Gesù, bere quello che vuole Gesù, non berci tante cose che poi non ci portano da nessuna parte. Nel Salmo, se noi ci cibiamo della volontà di Dio, il Signore dice nel Salmo 32: il Signore annulla i disegni delle nazioni. Noi possiamo fare tutti i progetti che vogliamo, ma dice un passo della Scrittura: all'uomo appartengono giustamente i progetti della mente. È giusto che noi progettiamo liberamente quello che vogliamo, ma da Dio viene la risposta. Quindi noi possiamo fare tutti i nostri progetti, ma se non c'è Dio che mette la mano, non riusciranno mai. Ma il disegno del Signore sussiste per sempre. Quindi se noi cerchiamo di capire quello che Dio vuole da noi, anche quello che faranno i nostri figli, chi i figli come me spirituali, chi i figli ordinari come voi, se gli insegniamo. Ecco, dimenticavo salutare Carlos, colui che mi ha accompagnato stamattina da Noto, che mi ha messo qua, questo con la maglietta marroncina chiara. Lui, per esempio, era selvaggio come me, ha incontrato uno di noi in autostop, si è avvicinato in chiesa, ha fatto un gruppo di preghiera con noi, la figlia ha visto il papà che si è convertito, dice: com'è possibile che papà così? E quindi poi il figlio, adesso c'è una figlia suora con noi che guida le sorelle in Brasile, un figlio frate che è a Noto, adesso deve venire in questa diocesi qui a Mazara. Approfitto per salutare, ecco, voi da parte del vescovo, io lo chiamo Padre Angelo, che oggi prima di venire ci siamo sentiti al telefono, che vi saluto. Allora, vedete, i progetti di Dio, se lui seguiva i suoi progetti, il ristorante, quello, era cosa buona, cosa onesta, ma non era felice, stavo quasi impazzendo quando l'ho incontrato io in Portogallo. Ora come sei? Felice. È portoghese, capisce l'italiano e parla italiano, non perfettamente, ma si arrangia. Tanto il portoghese e il siciliano si assomigliano molto. Pensate, sapete come si dice la pesca in portoghese? U pesco, come diciamo noi. Le chiavi, come nel ragusano, chavis, quindi ci capiamo, c'è il linguaggio dell'amore. Allora i progetti e i disegni di Dio cambiano l'uomo anche in questa vita. Quando Gesù ci dice di essere perfetti, allora dice: no, noi non possiamo essere perfetti, ma che noi non tendiamo, dobbiamo tendere alla perfezione, perché Gesù ce l'ha detto, sarete perfetti, parla al futuro. Allora perfetti in greco, mi spiegava Fra Giuseppe, che è biblista, che dalla parola teleos significa realizzate, quindi voi sarete realizzate. Noi ci possiamo realizzare solo se seguiamo Gesù. Ma io tante volte quando guardo i film faccio sempre la preghiera, prima della messa faccio la preghiera, prima di guardare un film faccio la preghiera, e vedo tutti in questi film, tutte pistole, mitra, tutti che cercano soldi, chi va alla rapina a destra, chi a sinistra, manicomio, tutti cercano la felicità, ma non ci ingarrano niente, non ci azzeccano, perché sono sempre infelici. Prima fanno questo, poi fanno quell'altro, e poi sempre si devono difendere, poi si devono guardare le spalle. E dico: ma che bello che sono sereno, non mi manca niente. È vero, come dice Gesù, chi lascia tutto, cioè chi si stacca veramente da queste cose terrene, riceve 100 volte tanto in questa vita, che al 30, che al 60, che al 100. E allora ci conviene fare la volontà di Dio. Anche se uno sbaglia, intanto facciamo come Paolo: io capisco una cosa e parto, poi se sto sbagliando il Signore mi toglie la vista e mi dice dove vai, e poi me la ritorna un'altra volta nella via dritta di Damasco, cioè nella via della retta intenzione. Come dice il Salmo: il Signore concede grazia e gloria e non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Quindi basta che siamo sinceri, il Signore passo passo ci conduce nella volontà di Dio. Andiamo alle 10 vergini. Che cosa possono significare oggi? Cosa può significare oggi questo insegnamento di Gesù quando ci racconta la parabola delle 10 vergini? 1. Chi sono queste 10 vergini per noi? È un gruppo di persone con la Bibbia in mano. Correggetemi se sbaglio, avevano 10 lampade, no? Queste lampade che cosa sono nella Bibbia? La tua parola, Signore, è lampada ai miei passi, luce sul mio cammino. Quindi la Bibbia, la tua parola. Quindi ci sono 10 persone con la Bibbia, ok? Sono vergini, quindi nel cuore. Non si sa che cosa intendeva Gesù per questa verginità, però vergini, ok? La Chiesa per vergine significa anche il pensiero, quando è vergine che vuole cercare veramente Dio. E però di questi 10, che sono così sincere, nella testa loro magari, hanno la Bibbia in mano, la lampada, però 5 sono stolte, cioè non sono rette.
Cinque persone non sono rette, sono storte, non sono rette, vedete? E quindi già abbiamo visto che queste persone sono due tipologie di persone. Poi la lampada, che è la Bibbia, il Messia dice: tu, Signore, sei luce alla mia lampada, quindi tu puoi prendere tutte le Bibbie che vuoi, ma se non cerchi il Signore con sincerità, non capisci niente, si finisce l'olio. Che cos'è questo olio? Oggi parlavamo nel primo mistero, ecco, dell'orto degli ulivi. Okay? Quindi questo olio, noi diciamo l'olio di questo, l'olio di quell'altro, l'olio della pace, l'olio dell'amore, l'olio di... Dove è scritto nel Vangelo? Olio. Gesù nell'orto degli ulivi, proprio l'orto degli ulivi è dove si fa l'olio, ok? Quindi qual è il contesto di quell'orto degli ulivi, per capire questo olio di oggi? Gesù cosa fa nell'orto degli ulivi? Cosa fa? Prega. E che cosa chiede al Padre in questa preghiera? Una cosa sola chiede. Che cosa chiede? Padre? Alla fine poi gli dice: Padre, sia fatta la, tuttavia sia fatta la tua volontà e non la mia. Quindi il vero olio, primo olio di tutti, senza l'olio che fa scivolare, l'olio che brilla la fede, l'olio della fede, l'olio di qui, l'olio di lì, tutte cose belle. Concretamente dove è scritto? Allora, l'olio del sia fatta la tua volontà, a partire dalla preghiera. Se tu non preghi, non fai la volontà di Dio, non ci capisci niente. Perché dici di pregare, ma sei attento a quello che preghi? Siamo attenti, sono attento a quello che prego? Quante volte ci distraiamo? Allora, se vogliamo questo olio, per riconoscere quando c'è veramente il Signore davanti alla nostra vita, in delle persone, in dei poveri, in dei ricchi, tutti possono essere mandati dal Signore. Quindi la preghiera. La preghiera, poi il sì a quello che io penso di aver capito. Ma anche se io sbaglio, non dobbiamo avere paura di sbagliare. Non dobbiamo avere paura di sbagliare. Noi, Signore, ho capito questo e questo faccio. Se stiamo sbagliando e siamo sinceri, il Signore ci fa capire che stiamo sbagliando. Ci fa neo, 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 danger, danger. E ci sposta fino a quando troviamo la strada. Poi l'olio della letizia, dice la scrittura. Se noi che veniamo in chiesa, appena usciamo, siamo con queste facce da cadavere vivente, anzi, da cadavere mobile, perché i cadaveri non sono viventi, sono morti che camminano, ti passa la voglia di guardarli in faccia. C'era una suora, e mi avvio alla conclusione, fondatrice, noi giriamo spesso in autostop, come ci capita, con la macchina, con l'aereo, dove acchiappa, acchiappa, basta che camminiamo e incontriamo gente, ok? Allora, la cofondatrice che mi assiste nel governo della comunità nel ramo femminile con altri fratelli era andata, non mi ricordo dove, l'hanno ospitata per una notte in un convento di nuova fondazione, e la fondatrice era da poco, penso era morta, e c'era un basso di questa fondatrice che scriveva alle suore: una suora triste è peggio di un esercito di demoni. Noi, se non siamo gioiosi, non siamo nell'olio del sia fatta la tua volontà. È scritto nella Bibbia: nella tua volontà, o Signore, è la mia gioia. Se non siamo nel cammino di cercare la volontà di Dio, la gioia, la pace, ci dicono arrivederci. Ecco, allora, l'ultima cosa, ci sono questi piccoli vasi, i venditori, queste vergini che non danno l'olio, pare che sono egoiste, invece no. I piccoli vasi, l'olio da mettere in questi piccoli vasi, sono i piccoli sì che diciamo ogni giorno. Il mio sì non lo posso dire io per te, o per te, o per te. Se il Signore ti chiama a te a fare una cosa, la puoi fare solo tu. La signora Carmela, o la signora Ciccia, o la signora Francesca, la conosci solo tu. Come ragiona, come fa, quali sono i suoi costumi, c'è bisogno di te. Io non ci posso fare niente, cioè non mi capirebbe, tu sei fatto per quelle persone. Quindi ci sono cose che puoi fare solo tu. E quindi non li posso fare io. Io non ti posso dare questo olio. Vai a comprartelo. E dove si compra questo olio? Questi piccoli vasetti pieni di piccoli sì. Dove si comprano? Chi sono i venditori? I testimoni della fede, che te lo vendono gratis. I testimoni della fede, i martiri, i testimoni, i santi. Ci sono sia i consacrati che quelli sposati. I testimoni della fede sono quelli che ci possono dare l'esempio, a partire da Gesù, attraverso Maria e tutti i santi, nella Chiesa universale, l'esempio di come poter dire sì. E così alla mezzanotte, che cos'è la mezzanotte? È la fine della nostra vita, quando incontriamo lo sposo, cioè quando siamo qui in chiesa nella casa da morto e il Signore ci fa la foto e ci vediamo che ha fatto. C'è il primo giudizio, che sarebbe quello particolare. Se siamo stati quelle persone con la Sacra Scrittura che
sono state sincere e l'hanno alimentato con la preghiera e con i piccoli sì ogni giorno, nella sincerità, anche sbagliando, anche confessarsi la volontà di Dio. Allora il Signore ci dice, o come buon ladrone o come quello che gli dà 10 città, ognuno in base a quello che ha seminato. E siamo sicuri che alla fine moriremo tranquilli e senza rimpianti. Quindi pensiamoci tutti, io per primo, perché io ogni giorno penso, ma proprio lo penso, non per fare la parte dell'umile, io devo fare molto di più, perché io posso fare molto di più. Se io dico sì tutti i giorni, come vuole il Signore, divento una potenza. Voi anche. E allora c'è il diavolo della pigrizia, c'è il diavolo del sonno, c'è il diavolo della pancia, c'è il diavolo delle tentazioni, tutti i diavoli che ci sono in questo mondo, ma noi non dobbiamo avere paura, perché il Signore intanto ci mantiene umili, così non ci insuperbiamo. E poi passo passo, quando capiamo che dobbiamo essere come la terra, allora lì il Signore può abbeverarci con la grazia di Dio e ci può fare, ecco, partorire come Maria, quando poi crescerà Dio nella nostra vita e possiamo portare agli altri questa bellezza di Dio che ci porta verso l'eternità beata. La vita eterna e la risurrezione del corpo, dove tutti saremo giovani e belli per sempre. Sia lodato Gesù Cristo.